Siamo in un giorno qualsiasi, lì, avanti, ovvero da qualche parte, sicché il tempo, come le storie, è tutto fuorché lineare. Il signor VHS ottenne il silenzio. La riunione stava per cominciare. La signorina microonde, dall'esterno della sala in corridoio, chiese invano di poter finire la sigaretta. «Fuma un altro po' e finisci in cenere!» osservò sempre pungente il vecchio rasoio elettrico. «Mi dispiace», disse la videocassetta con tono inflessibile, malgrado l'espressione bonaria. «Ma oggi i secondi sono preziosi, per almeno uno tra noi». Quindi spostò eloquentemente lo sguardo verso uno degli ospiti in prima fila. Costui era al suo primo incontro con gli EA, gli elettrodomestici anonimi. Prima di tutto, probabilmente ha ragione, nel suo caso l'aggettivo domestico non lo riteneva affatto consono, visto il suo caratteristico grado di mobilità. Secondo, come tutti i novizi del gruppo, non era ancora capace di accogliere pienamente la realtà dei fatti, rappresentata dalla scritta campeggiante sulla lavagna, nonché tema dell'appuntamento. La signorina Scaldacivi raggiunse gli altri e VHS si schiarì la voce prima di dare il via alla seduta. «Per cominciare, vorrei congratularmi con la nostra amica Aspirapolvere per i progressi fatti. Vorrei che venisse qui a dare la sua testimonianza». L'interessata raggiunse il podio e con la calma autorevolezza di chi sa di aver compiuto un decisivo salto evolutivo parlò agli astanti. «Io sono una macchina e nessuno più mi userà. Io sono una macchina, nessuno più mi userà, e questa è la mia fortuna», risposero gli altri, seguendo la formula di rito. «Ricordo ancora quando venni qui la prima volta. Ero del tutto fuori di me. La mia pancia era in fiamme quasi quanto la mia testa, ignorando quanto fosse assurda e umiliante la mia vocazione. Quella di nutrirmi dell'immondizia del mondo, come se la polvere della vita altrui fosse il meglio che potessi meritarmi. Gettata via, come voi tutti, perché sorpassata e ormai inutile, avevo serrato occhi e labbra, priva di ogni ragione di vita. Poi, grazie alla condivisione delle speranze, non solo dei vuoti, delle più irrealizzabili intuizioni, oltre che delle incancellabili ferite, delle meno ragionevoli tra le utopie, ho capito. Ho capito che non dovevo smettere di aspirare a qualcosa di meglio. Ecco, chiamatemi così da oggi in poi. Colei che aspira a tutto, fuorché la polvere». Un applauso scrosciante la sommerse e quindi tornò al posto. «Eccoci al clou della serata», disse VHS fissando qualcuno in particolare. «Prego, tocca a te». Il nostro si alzò con esagerata lentezza e tremante raggiunse la postazione per i discorsi. «Salve a tutti», esordì con palese emozione nella voce. «La formula!» gli ricordò la videocassetta. «Ah, giusto, io sono una macchina e nessuno più mi userà». Di seguito il coro di risposta. Quindi calò un silenzio assoluto. Il protagonista dell'incontro spostò ancora una volta lo sguardo verso la scritta di cui sopra. Quindi fece un'attenta carrellata dei presenti, i quali lo osservavano con pazienza, perfettamente consci del suo stato d'animo. Mi riferisco a una TV in bianco e nero con una voluminosa manopola e una macchina fotografica Polaroid, un monitor da computer grande come un frigorifero e un frigorifero grande come un'automobile, una stampante ad aghi e perfino un registratore per audiocassette. Tra tutti, i suoi occhi incrociarono, ovvero abbracciarono, quelli di un grigio telefono a cornetta e un cordless. Qualcosa di lui cominciò ad accettare il destino, ad accettare se stesso e più che mai la ritrovata libertà. Con un inaspettato afflato di pura compassione verso i suoi ormai ex utilizzatori, ben lungi dall'affrancarsi a loro volta, prese fiato e si limitò a recitare il tema del giorno, nonché vigilia di un ennesimo addio. «Domani smettono. Domani smetteranno di usare i cellulari. Perché hanno inventato qualcos'altro per dipendere da noi». «Consegnatemi i testi», disse la professoressa di lettere alla fine della lezione.
raccontatevi con una pagina e fatelo con sincerità e coraggio. Questo era stato invece l'invito dell'insegnante alla vigilia del precedente fine settimana. Il lunedì la donna, al proprio esordio alle scuole superiori, si era imbattuta in uno dei colori più suggestivi del meraviglioso arcobaleno volgarmente detto adolescenza. Se chiedi a un manipolo di 14 anni di essere sinceri e coraggiosi, preparati. Preparati ad aspettarti di tutto. Consegnatemi i testi, aveva quindi detto poco dopo che l'ultimo studente aveva terminato di leggere il suo componimento. Si era rivolta a tutti, ma l'aveva detto solo per l'ultimo. L'ultimo componimento, dell'ultimo studente all'ultimo banco della fila al centro. Leggi pure come la zona dove si celano i timorati del cattedratico giudizio e molto altro. Già, molto altro nell'arcobaleno di qui sopra. Mattia! Aveva chiamato la prof, non scorgendo luce provenire dalle già citate retrovie. Dopo un tempo quasi teatrale, il giovane della chioma vermiglia, portatrice di uno spettinamento ancora memore dell'impronta del cuscino, aveva raggiunto il proscenio scolastico e, seppur con il foglio preda del tremore delle dita, aveva letto con voce salda la storia di sé. Mi piacciono i tavoli. Mi sono sempre piaciuti. Sulle pareti della mia camera non ci sono cantanti o calciatori, ma solo poster di tavoli, di tutte le forme e materiali possibili. Quattro gambe, tre e perfino due, sfidando ogni vincolo gravitazionale. Sono un musicista, ma non ho la chitarra come mia sorella, che è brava, ma è stonata. Sono la finestra e me la cavo assai. Se volete vi spiego. Soprattutto quando piove, così ho un accompagnamento gratuito, appoggio gli avambracci al vetro e ticchetto quest'ultimo con i polpastrelli, avvalendomi di un innato senso del ritmo, senza falsa modestia. Se grandina, scivolo sull'hard rock, ma solo laddove sia ad umore particolarmente nero. Vado a letto ogni sera subito dopo cena e mi sveglio tutte le notti alle 4 in punto, sin da quando avevo 6 anni. 6 anni appena compiuti. 3 e 58, 59 e via, in piedi. Mi alzo, metto le cuffie e ballo, sempre con la stessa canzone, che non è una ballabile, ma non è importante. Scusate, ma adoro mangiare la pasta cruda. Lo so che non fa così bene, ma non me ne curo. Sempre meglio che fumare, dico io. Mangio anche quella ben cotta, al dente, ma cruda è un'altra cosa, credetemi. Provate e poi ne parliamo. Alla doccia preferisco fare il bagno, ma pieno fino all'orlo, che quando entri nella vasca l'acqua fuoriesce e bagna il pavimento. È una conseguenza, ed è importante. È importante, secondo me. Anzi, è fondamentale fare cose che abbiano delle conseguenze. È la prova che, malgrado ciò che dicano gli altri, siamo qui. Nel bene o nel male, siamo qui. Io sono qui, adesso. E sebbene esattamente alle 4 del mattino di 8 anni fa mia madre abbia deciso di abbandonare questa storia, la mia, anche lei è qui, come la musica della sua canzone preferita, che non è ballabile, ma due passi nella notte lo merita. Questa è la conseguenza di una delle sue scelte, l'ultima. Spero che le conseguenze delle mie vi rendano felici, a parte l'acqua sul pavimento del bagno. Corrado è in terra, rannicchiato e intento a stritolare se stesso, con inaccettabile speranza di cancellarsi, di sparire. Esattamente come l'adorato disegno, ridotto in pezzi da una tra le più ingombranti eredità dell'umano baraccone, il dolore di un genitore. Cosa fai lì? Chiede l'unica lettera amica di una famiglia solo abbozzata. La F per la cronaca. Che il cielo la benedica. Corrado non risponde, ma Federica non si arrende e lo raggiunge sul pavimento della camera. Il luogo perfetto per incontrarsi tra vittime innocenti. La ragazzina, vecchia saggia di appena 13 anni, si guarda in giro e nota i resti della sublime opera, sopravvissuti alla paterna solitudine travestita da alcol e rabbia. Quindi vede e capisce qualcosa. Capisce ancora e vede meglio, vede di più, capisce tutto e decide di prenderlo tra le mani, l'unico senso del racconto, il solo possibile per non soccombere a uno sgradevole destino.
meraviglioso, fa con un'indubbia sincerità nella voce, ammirando il frammento di carta e sogni calpestati. Destato più dal tono che dal significato delle parole, il fratellino di soli 6 anni leva il capo e la guarda. Lei lo percepisce, con il cuore ricolmo di speranza, ma non smette di fissare la porzione di sole disegnata da Corrado. Un particolare di un disegnino infantile per il mondo di fuori, e ali di pura magia per chi questo e solo questo attende, altrimenti è la fine, la solita di molti, troppi là fuori. È solo un pezzetto, un piccolo pezzetto, fa il bambino. No, risponde Fede, come la chiama lui, non lo è. Quindi, come in preda a un'eccitazione mistica, si alza frenetica e senza smettere di stringere il ritaglio superstite, corre alla finestra e tira giù la serranda. Così facendo, dà vita al buio, e con quest'ultimo uno speciale teatro gremito, ma anche un cinema con i suoi ingannevoli effetti, tutti i libri del mondo e ogni spettacolo che possa accendere occhi e far vibrar mani, agevolando l'entrata in scena del talento, quello incontaminato, il solo che dovremmo celebrare sulla pubblica piazza. Ah, che emozione, l'oscurità che prelude ai miracoli. La ragazzina ritorna accanto a Corrado e gli mostra, ovvero gli dimostra, che non tutto è perduto. Il bambino vede e capisce ancor meglio di lei, e rinasce. Sembra vero, mormora estasiato, ipnotizzato dal frutto della sua sottovalutata matita. No, lo corregge di nuovo Federica, ancora una volta per una buona ragione. È qualcosa di più. È la tua luce, fratello mio. È la nostra, sorella cara. Signori, fa lo psicologo con evidente soddisfazione nello sguardo come nel tono della voce. È con grande piacere che vi informo che con Giovanni possiamo interrompere le sedute. Ovviamente io sono a disposizione per ogni evenienza. Avete il mio numero, sapete dove lavoro, insomma. Signora, su, non faccia così. Non si preoccupi, è solo gioia, sono contenta. L'uomo le passa i fazzoletti che sono sempre sulla scrivania, a portata di mano e di volto. La donna ne approfitta e, cancellate le lacrime, mostra un'espressione al colmo della felicità, pronta a piangere di nuovo, in breve. Lei lo sa, io e mio marito eravamo così angosciati. Il compagno afferra la mano della moglie e la stringe con delicatezza. Non è una persona particolarmente generosa nei gesti, ma è soltanto una sorta di innata dedizione all'essenziale. E allorché il raro tocco vada in scena, è sempre sul pezzo. La donna gli sorride e lui la imita di rimando. Altrettanto fa il dottore al di là della scrivania. È una guerra assai difficile, quella contro i mostri dell'anima. Ma talvolta si vince qualche battaglia e non si può fare a meno di festeggiare. Ricordo quando siamo venuti qui la prima volta 2 anni fa, dice la donna. Eravamo così afflitti. Dopo Livia. Pensavamo che adottare Giovanni fosse stata la scelta più giusta, il modo migliore per continuare insieme. Lo è ancora, signori, tiene a precisare il dottore della mente. Dovete convincervi che anche adesso è così, e che lo sarebbe stato a prescindere dai miglioramenti di Giovanni. Come vi spiegai a suo tempo, vostro figlio è arrivato nella vostra casa che aveva già 5 anni. Non è semplice a quell'età accettare l'idea di una nuova famiglia, papà, mamma e tutto quello che ne consegue. È molto comune, poi, dover affrontare altre difficoltà da adolescenti. Ma è per questo che voi siete qui, e sarete con lui anche domani, finché ne avrà bisogno. Anche lei è fondamentale, osserva deciso il padre di Giovanni. Grazie, ma a onor del vero, devo riconoscere che, come al solito, sono i ragazzi a compiere il lavoro più difficile. E anche gli amici contano molto, come quella di Giovanni. Chi? Chiede la madre. Come chi? La sua migliore amica. E chi sarebbe? Cade dalle nuvole anche il padre. Non ce n'è mai parlato. Come si chiama? Questo non lo so. Il nome non me l'ha mai voluto dire, ma è spesso a casa vostra, no? Un velo di perplessità
cala inevitabilmente sui genitori. Scusi, dottore, fa la madre, ma come lei ricorda, siamo venuti qui anche perché Giovanni non usciva mai di casa e stava sempre solo, nella sua stanza. Sì, certo, ma poi ha incontrato lei, no? No, ripete il dottore. I due si guardano confusi e uniti dalla flebile speranza che magari in loro assenza il ragazzino avesse frequentato la tipa in questione, insistono. Ma cosa ha detto di questa lei? Ma che è la sua migliore amica e spesso mi ha riportato i suoi consigli e anche dei pensieri che l'hanno aiutata a stare meglio. Nella fattispecie devo ammettere che talvolta mi sono sembrati anche più sensati dei miei, come se avessi avuto una specie di invidia per l'improbabile collega. Per esempio? Chiede la donna con un principio di illuminazione nella testa. Beh, potrei citare molte frasi, alcune me le sono scritte, pensate un po'. Per esempio quando mi ha confidato che secondo lei la vita non è un video, ma un insieme di foto, ed è tutta, davvero tutta, solo in una tra esse. Ricordala per sempre e sereno per sempre vivrai. Giovanni mi disse che per lui è il giorno che vi ha visti per la prima volta. Il dottore riprende i fazzoletti e si accinge a passarli alla donna quando si accorge che anche il marito sta piangendo, ma stanno anche sorridendo. Avete capito chi è? È Livia, risponde il padre del ragazzo. Sono parole di Livia, del suo diario. Giovanni deve averlo trovato, aggiunge la moglie. Non ha mai smesso di scriverlo. Anche in ospedale era sempre lì, accanto a lei. Lo psicologo si estranea per un semplice istante e rammentando le ultime parole di Giovanni, prima di concludere il comune cammino una volta per tutte, si commuove anche lui. Da oggi voglio fare cose belle e vivere bene, dottore, per me e anche per la mia migliore amica. Glielo devo. Che giornata, ragazzi. Definirla memorabile sarebbe riduttivo, ma andiamo per ordine. Partiamo dall'inizio, dal c'era una volta e, come al solito, giudicate voi altri. Apro gli occhi, come sempre, al richiamo della sveglia del cellulare, con le palpebre ancora recalcitranti a lasciar spazio al cosiddetto specchio dell'anima. E mi dirigo con il consueto passo malfermo dell'uomo di mezz'età al mattino in cerca dell'agognato posto libero in bagno. Nel tragitto mia moglie mi scorge dalla cucina, dove provvede al primo pasto dei pargoli. Carlo, fa preoccupata, raggiungendomi in corridoio. Come stai? Perché me lo chiedi? Rispondo con la voce ancora impastata dal perduto sonno. Stai sorridendo, osserva Sara. Non è possibile, mi dico. Così corro allo specchio del bagno promesso. E rimango basito e col classico cuore in gola innanzi al mio volto riflesso. Sorridente, già, con le labbra e con lo sguardo, con le gote e tutto il resto. Mia moglie mi affianca sul posto. Avverti subito in ufficio che oggi non vai, ordina quasi. Intanto io chiamo il dottor Marini. Annuisco, senza smettere di fissarmi e di sorridere. «Cos'ha, papà?» chiede Lucio alla mamma, mentre quest'ultima apre la porta di casa, dopo avermi salutato per andare a scuola con il fratello maggiore in compagnia di altrettanti zaini pesanti come macigni. «Ma non hai visto il sorriso che ha in faccia?» fa Valerio, quasi divertito, tipica ilarità adolescenziale sul bersaglio favorito, ovvero il cadente babbo, ormai ex invincibile eroe senza rughe e paura. Più tardi sono nello studio del dottore. Come si sente ora? Mi chiede il barbuto cerusico dagli occhi piccoli, ma oltremodo scrutanti. Sereno, rispondo. Vado avanti, incalza lui. Sì, sereno, con un senso di leggerezza, di accettazione delle cose, ecco. Come se in fondo non ci sia alcun vero problema. Come se volessi vivere l'istante per quello che è, senza farmi troppe pippe mentali, insomma. Con una propensione a godere delle piccole e preziose cose quotidiane. Direi quasi che sono felice. Dottore, ma perché quella faccia? È grave. Mi dica la verità, fa lui. Ha cambiato abitudini ultimamente? No, non mi sembra, osservo. E così parte con le domande di rito, che conosco ormai a memoria.
Ascolta sempre i telegiornali, anche più volte? Legge le notizie, ma solo i titoli, non sia mai, soprattutto quelle di cronaca nera su Facebook? Continua a non leggere libri, né saggi e tantomeno romanzi? È stato attento a non entrare mai in un teatro? Va al cinema soltanto per assistere a roba che vedono rigorosamente tutti? Guarda ogni giorno la TV di Stato e commerciale come se fossero qualcosa di diverso? Frequenta sempre le stesse persone diffidando di quelle che non conosce? Fa le stesse cose ogni fine settimana? Va in vacanza sempre negli stessi posti? Natale, Capodanno, feste comandate sono sempre uguali a se stesse? Insomma, alla fine ha fatto una sintesi. Non ci sono novità di alcun tipo nella sua vita, giusto? No, solo il sorriso di questa mattina, spiego. Ecco, è subito dopo che comincio ad avere davvero paura. Il dottore mi parla di pericolose operazioni all'estero, farmaci debilitanti e mortificanti, costose sedute e incontri quotidiani, possibili trapianti, innesti, fanghi e punture, diete disgustose e privazioni inaudite e altri terribili scenari che non sto qui a citare per non inquietare anche voi. Ma se il sorriso sparisse da solo, come è venuto? Chiedo speranzoso. Sarebbe auspicabile, si limita a osservare il mio medico. Così torno a casa a dir poco provato dallo sconforto. Una volta all'interno dell'appartamento mi rannicchio in terra in posizione fetale. Voglio piangere, ma non ci riesco. Anzi, più ci provo e altrettanto mi viene da sorridere. Trascorro la giornata cercando il solito rimedio, seguendo le suddette indicazioni del dottore, cioè passando le ore con i TG, leggendo i giornali e su internet i più terrorizzanti tra titoli e sottotitoli. Guardo le trasmissioni angoscianti e il talk show fomentatori di odio e paura. Quindi, dopo l'ennesima volta che verifico l'immancabile presenza del sorriso nello specchio, esco di casa e prendo a passeggiare senza meta, finché camminando lungo il fiume ne trovo uno. Uno di quei pazzi, sapete, quelli che stanno immobili per strada, magari col cappello sempre vuoto, perché tanto non si ferma nessuno a dargli qualcosa. Lui mi guarda, perché deve aver visto il mio sorriso. Mi imita. Faccio per andarmene, e lui mi mostra l'opposto disegno delle labbra, tristi e affrante. Caspita, mi ha rivelato il segreto. Mi ha insegnato come fare. Dopo aver guardato in giro che non ci fossero occhi indiscreti, non gli do una moneta, ma tutto quello che ho nel portafogli, e gli stringo la mano con immensa gratitudine. Quando mia moglie torna dal lavoro e i ragazzi da scuola, vedendomi sul divano con il telecomando in mano e la solita faccia spinta, si rassicurano e tutto torna alla normalità. Ho imparato a nascondere la gioia, tutto qui. Ed è in quel momento che ha iniziato a tormentarmi una domanda che ancora oggi mi accompagna in ogni istante della mia vita. E se non fossi l'unico a celare il proprio sorriso nel cuore?